Inizia qui questo big match di Serie E che vede affrontarsi la compagine dei Blancos contro i Drosophila Melano Gaster. Addirittura. Cioè, partiamo a casa. Blancos dell'assente Mario Sorrentino, che attaccano dalla sinistra verso destra i nostri due schermi, viceversa i Drosophila. Subito questo calcio d'angolo di cui giuoverà la compagine dei Cacace. C'è solo Fabrizio quest'oggi che si è perso a battere la bandierina, assente invece Andrea. Andiamo Fabrizio Cacace, pallone messo in mezzo. La palla per la manna, esce bene Antonio Manco, occhio a Fabio Devo, andare in contropiede, palla per Arnaldo Lepore, verticale cae Manco, vuole andare Esposito, Santaniello! Subito Santaniello. Il vantaggio dei Drosophila con Santaniello, che gol sotto la traversa, gol davvero pregevole, imparabile per qualunque portiere, 1-0 da sotto. Il tiro addirittura, l'avevo parato dalla Coppa, attenzione, l'errore! Possibilità clamorosa per Jacopo Milo di pareggiare il match. Pallone che invece sibila di bandierina. Deo, pallone messo in mezzo, deviazione Milo, pallone alto sopra la traversa, ancora un'occasione per i Blancos che stanno macinando il gioco. Attenzione Milo, il pareggio dei Blancos con Jacopo Milo, 1-1, match riportato in equilibrio, l'avevano meritato i ragazzi di Blanco, negli ultimi minuti avevano attaccato praticamente solo loro, giusto così. 1-1 per i Blanco, dal via, pallone per la manna, la parata di Lepore con il piede, prova ad andare, palla per Jacopo Milo, il mancino, la parata di Coppa, che sinistra carica proprio Santaniello. Santaniello, palla in verticale, non va, perché? No, aspetta, sì. Guardate, rimessa a punizione. Il gol quindi dei Drosophila con Santaniello. Disattenzione difensiva dei Blancos che tornano in svantaggio. Palla messa in mezzo, il destro. Finisce qui il primo tempo sul punteggio di 2-1 per i Drosophila. Entriamo qui il nostro collegamento. Arrivederci. Leo! Con il sinistro è iniziato qui questo secondo tempo fra Blancos e Drosophila, punteggio di 2-1 per Drosophila. Secondo mine, Lepore, la parata clamorosa, poi Milo, sarà calcio di punizione per i Blancos, che occasione, contropiede fulminio dei Blancos, Milo e sinistro, deviazione, voleva sorprendere gli avversari, non ci è riuscito, diamo Manco, ultimo uomo, poi la manna, prova ad andare, Esposito, doppio passo di Esposito, pallone ceduto, il sinistro, la parata, poi ancora Manco, pallone alto, dopo la traversa, in verticale, la presa giù Esposito, dovrebbe girarsi, contro Mastro Pasco, se ne va Esposito, il gol del 3-1 dei Drosophila con Esposito, partita praticamente archiviata per i Drosophila, 3-1, ancora Mastro Pasco, palla per Milo, c'è Lepore, c'è Deo tutto solo, però Milo lo fa tutto da solo, Lepore, il sinistro, speranze che si riaprono, 3-2, Arnaldo Lepore, siamo ancora al quindicesimo, c'è molto tempo da giocare, si riaprono le speranze di Blanco, se devono crederci. Finisce qui quindi con la vittoria per 4-2 dei Drosophila, per 3-2 dei Drosophila, andiamo da Esposito, migliore in campo di questa partita, una partita molto combattuta, vittoria portavo di un gol, però forse a livello di gioco avete meritato, che ne pensi? Sì, abbiamo meritato, abbiamo sofferto un po', l'importante è che abbiamo vinto. Senti, questa vittoria vi porta a quanti punti in classifica? 9. Quindi 3 vittorie su 3, partenza davvero sprint, a cosa pensate di poter ambire in questo torneo? A vincere, è ovvio, dobbiamo vincere questo torneo perché le squadre sicuramente non sono superiori a noi, però neanche inferiori, siamo tutti più o meno allo stesso livello. Va bene, allora in bocca al lupo Drosophila, ciao!